un volto familiare, lo ritroviamo nella Divina Commedia. Diceva durante la conferenza stampa che sono 4 anni in cui si è dedicata ad altro, tra cui essere mamma. Abbiamo qui con noi Valentina Gullace. Ciao Valentina, bentornata. Allora, ciao, io ti dico. Ciao a tutti, che piacere. Allora, ritorniamo 4 anni fa a teatro. Cos'era l'ultima cosa? L'ultimo spettacolo è stato Full Monty, proprio nel periodo del Covid. Abbiamo terminato, che era gennaio, e poi da fine gennaio a febbraio, insomma, è iniziato la quarantena per tutti, e quindi poi lì mi sono fermata, ho deciso insomma di dedicarmi alla mia vita, e quindi sono diventata mamma di un bimbo che si chiama Andrea, che adesso ha 2 anni. Andrea, te lo salutiamo, che adesso ha 2 anni, quindi poi rivedrà l'intervista magari quando sarà un po' più grande. Io in realtà ho ripreso già l'anno scorso con concerti, serate, però diciamo questa è la prima nuova esperienza puramente teatrale, ed è veramente un ricominciare da capo. Sono sempre io, ma non sono più io, sono nuova, ho molte cose da dire, molte di più, quindi sarà molto emozionante. Possiamo dire, Valentina, che tu sei molto legata al mondo del musical, anche con i musical più leggeri. Possiamo ricordare le produzioni della Compagnia dell'Arancia, e invece torni a teatro con un'opera musical, e sentivo dalla conferenza stampa che i ruoli che tu hai sono molto differenti con quelli affrontati fino adesso nella tua carriera. Sì, Francesca da Rimini e Matelda, quindi siamo nell'Inferno, con Francesca da Rimini, che è uno dei personaggi più celebri della Commedia di Dante, è appunto nel girone dei lussuriosi, la sua vicenda è famosissima. Francesca si innamorò del cognato Paolo, e leggendo Lancillotto, nel passaggio in cui Ginevra bacia Lancillotto, Paolo tutto tremante baciò la bocca di Francesca, vennero scoperti dal marito di lei, Gianciotto, che li uccise, e infatti diciamo i temi dell'aria di Francesca sono proprio il rivivere questo momento della lettura, ma anche la sete di vendetta, perché lei dice: Caina attende chi a vita ci spense, quindi sa che il marito, quando morirà, andrà in quella zona dell'inferno che è la Caina, dedicata proprio ai traditori dei parenti. L'altro personaggio, Matelda, invece fa parte del paradiso terrestre, è una sorta di ninfa, diciamo così, rappresenta proprio la primavera, il ritmo incessante della natura, e ha una funzione più che altro di traghettare le anime che si sono purificate nel purgatorio fino al paradiso, compiendo però degli altri riti iniziatici, come l'immergersi nelle acque del fiume Lete e poi il bere le acque delle Unoè. Quindi diciamo una figura un po' divina, umana e divina, mentre Francesca è molto molto umana nel rivivere la sua storia, è come se tornasse in carne ed ossa, quindi una bella sfida, anche vocalmente impegnativa, però non vedo l'ora di iniziare. Tra l'altro, il tuo modo di approcciarti a questo tipo di spettacolo, e tu fino adesso hai avuto una carriera in cui diciamo che era teatro musicale di un certo tipo. Immagino che la preparazione per questi personaggi sia stata completamente diversa. Praticamente è come se avessi preparato un nuovo esame universitario. Io sono laureata in lettere, però diciamo da tanti anni non prendevo più in mano i libri, così almeno. Quindi è stato veramente uno studio, non soltanto a livello emotivo, quello è fondamentale. Il nostro regista ci tiene tantissimo, come ha detto in conferenza, alle persone che siamo, ci ha scelti principalmente per quello che siamo in questo momento della nostra vita. Però lo studio proprio dei libri, abbiamo letto tantissimo, abbiamo fatto tanti incontri anche appunto con l'autore, l'altro autore Gian Mario Pagano, siamo addirittura stati a Galleria Borghese a vedere le opere d'arte che servivano per ispirarci nella costruzione del personaggio. Quindi una cosa del genere non mi era mai capitata, un lavoro così approfondito, ripeto, non solo a livello emotivo, ma proprio a livello di studio, a livello storico, e poi insomma il gruppo che si sta creando è veramente bellissimo. Quindi vedremo una Valentina completamente diversa se ti abbiamo lasciato nel ricordo a un che ne so, l'ultima volta forse che ti ho visto in scena io era al Teatro della Luna con Frankenstein, quindi una Valentina completamente diversa. Sì, completamente. Quindi sono molto curiosa, in bocca al lupo per questa nuova avventura, è veramente una missione importante, brava, complimenti. Grazie mille, vi aspetto a teatro, a prestissimo. Grazie. Grazie.